Mazzara, bimba cade dal balcone al secondo piano trasferita a Palermo. Le sue condizioni sono gravi. Valdei dice guida senza patente, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Scatta la denuncia per un giovane. Mazzara torna a riunirsi oggi pomeriggio in sessione ordinaria il Consiglio Comunale. Mazzara ha presentato in conferenza stampa il corso di formazione sul blue marketing promosso dall'Ente Futura. Mazzara ha inaugurato l'edizione 2023 della Fiera del Ponente sul lungomare San Vito. Benvenuti al TG Vallo prima pagina, lo avete sentito nei titoli, si trova attualmente ricoverata in un ospedale di Palermo, la bimba di 4 anni caduta ieri sera dal balcone di casa sua, un volo dal secondo piano in via Castelvetrano a Mazzara del Vallo che ha ferito gravemente la piccola, che è stata prima trasportata d'urgenza al pronto soccorso della Belaiello e poi in un nosocomio del capoluogo siciliano. Le sue condizioni sono difficili, tanto che ieri si erano diffuse inopportunamente voci incontrollate del decesso. Cosa sia accaduto e come è potuto accadere che la bimba sia caduta dal balcone al vaglio degli inquirenti, in particolare dei carabinieri della locale compagnia. Sembra che al momento della tragedia in casa c'era il padre della bambina. Ovviamente la notizia ha fatto il giro della città in pochissimo tempo e ha provocato tanta commozione. L'augurio è che la piccola possa superare questo difficile momento. Controlli dei carabinieri, è stato denunciato un giovane trapanese di 24 anni. Il servizio. I carabinieri di Valdelice hanno denunciato un giovane trapanese di 24 anni con le accuse di guida senza patente e oltraggio a pubblico ufficiale. Il denunciato è stato fermato dai militari dell'arma durante un servizio di controllo del territorio. Il 24enne si trovava a bordo di un'auto assieme ad altre 3 persone, un uomo e 2 donne, nella frazione di Bonaggia. Il conducente della macchina era senza patente e il mezzo inoltre non era assicurato. I carabinieri quindi hanno proceduto al sequestro amministrativo del veicolo, così come previsto dal codice della strada. Il 24enne però durante le fasi della compilazione dei verbali e della multa è andato in escandescenza pronunciando delle parole offensive nei confronti dei militari in presenza anche di alcuni residenti della zona. Per il ragazzo pertanto, oltre alla denuncia per guida senza patente, è scattato anche il deferimento per oltraggio a pubblico ufficiale. I carabinieri del NAS di Palermo e i militari della stazione di Favignana hanno eseguito dei controlli presso varie attività commerciali dell'Egadi che hanno portato ad alcuni sequestri e multe. A Marittimo sono stati sequestrati in particolare 28 kg di prodotti ittici senza tracciabilità e al titolare dell'attività è stata levata una multa di 1.500 euro. Multati anche i titolari di 2 stabilimenti balneari a Favignana per aver preparato e commercializzato degli alimenti e prodotti ittici senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità dei prodotti. In questo caso sono stati sequestrati 60 kg di generi alimentari, sottoposto a controllo anche un panificio dell'isola dove sono state riscontrate carenze igieniche nel laboratorio di produzione. Per questo motivo è scattata una sanzione amministrativa di 1.000 euro nei confronti del titolare. Sono stati ricevuti nei giorni scorsi dal questore La Rosa i 18 poliziotti assegnati alla questura di Trapani dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza nel mese di giugno scorso. Gli agenti provengono da altre aree del paese dove nel corso della carriera professionale hanno ricoperto diversi e variegati incarichi. I poliziotti sono stati assegnati al settore del controllo del territorio della questura e ai commissariati di Alcamo, Castelvetrano e Castellammare del Golfo. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. We'll be right back.
al TG Vallo News. Torna a riunirsi oggi il Consiglio Comunale di Mazara in sessione ordinaria. All'ordine del giorno della seduta sono stati scritti 16 punti, previste in apertura eventuali comunicazioni da parte dei consiglieri comunali. Poi i lavori proseguiranno con l'esame degli altri punti in trattazione che riguardano l'esame del regolamento comunale dei quartieri, delle consulte dei quartieri, il riconoscimento di vari debiti fuori bilancio e un ordine del giorno. La Giunta Surdi ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una scuola dell'infanzia in via Papua Pio XII ad Alcamo, finanziato per un importo di 3 milioni di euro dal PNRR, piano per asili nido e scuole dell'infanzia, servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Le strutture scolastiche sono una delle sfide più importanti rispetto alla quale siamo impegnati da anni, ha dichiarato il sindaco Domenico Surdi. Adesso, grazie al PNRR, abbiamo l'opportunità di potenziare l'offerta scolastica rivolta ai più piccoli. I nostri bambini avranno a disposizione strutture sempre più al passo con i tempi, ha dichiarato il primo cittadino alcamese. È stato presentato sabato scorso a Mazara il progetto Blue Marketing, finanziato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea con fondi del FEAMP 2014-2020. Nel corso dell'incontro è stato presentato il corso, già avviato da alcuni giorni, di tecnico della definizione di strategie di mercato e della pianificazione di azioni di marketing nel settore della pesca. Il progetto Blue Marketing è organizzato dall'Ente di Formazione Futura e da Federpesca Mazara. Sentiamo alcune interviste, mentre vi ricordo che uno speciale sulla conferenza stampa sarà trasmesso dalla nostra emittente nei prossimi giorni. Allora, un corso per disoccupati e inoccupati, comunque per creare i nuovi operatori marketing e branding. Sì, abbiamo voluto fortemente che insieme a Futura Federpesca Mazara si imponesse ad avere finanziato questa iniziativa volta a formare operatori specializzati per la promozione e l'inserimento del prodotto in mercati dove c'è necessità di trovare mercato. Il posizionamento è molto importante, riuscire ad avere un brand di qualità di prodotto ancora di più e soprattutto dare l'opportunità alle aziende mazaresi di poter avere delle figure professionalizzate e formate adeguatamente affinché possano essere inserite nel loro organico. E per questo nasce il progetto Blue Marketing, che vede un coinvolgimento eterogeneo di ragazzi tra i 18 e i 55 anni, che di diversa estrazione anche culturale. E il progetto Blue Marketing, attraverso la prima parte formativa e la seconda parte di stage che svolgeranno appunto presso le aziende mazaresi, avranno l'opportunità questi ragazzi, questi signore e signori, di farsi conoscere, di poter magari, auspichiamo, essere assunti nell'ambito del comparto pesca della città di Mazara del Vallo. Qual è l'importanza di questo progetto? Caratteristica di Mazara, non ci prendiamo in giro, è il settore della pesca, quindi avere l'opportunità di puntare su un corso di formazione, non un semplice corso di formazione come tanti, ma un corso di formazione che mira a sviluppare competenze specifiche per un settore peculiare della città di Mazara, secondo me è la parte più bella che può fare un ente che lavora per il territorio. La comunicazione e quindi anche il marketing e il branding sono attività fondamentali, quindi non residuali come spesso si tende a considerarle, quindi come attività che arriva alla fine di tutti i processi, diciamo di mercato. Quello che proverò a spiegare ai ragazzi che frequenteranno questo corso, alle persone che frequenteranno questo corso, è proprio che le strategie di marketing in primis, ma anche le politiche di branding, sono da tenere in considerazione in tutte le fasi di lavoro. San Zinadamo è un progetto importante per marketing per creare che cosa? Per creare sicuramente un collegamento fra il settore e la commercializzazione, che comunque è importante nel nostro settore, visto che un'importazione così in modo largo
comporta un abbassamento del nostro prodotto, perché gli stock sono sempre le stesse pescato nel Mediterraneo. Se Bruxelles continua a diminuire la pesca a noi a beneficio di altri, no? Fa il danno, si aggiunge la beffa, perché non solo ne prendiamo di meno rispetto agli altri, ma dobbiamo sottostare a un market di commercio di questi paesi che importano come quando vogliono, ci fanno abbassare e deve essere il prezzo. La pesca fa la sua parte. Io, come responsabile della Federpesca Sicilia, sto cercando in tutti i modi, nei contatti, io ogni 10 sono in incontro con il direttore generale e con il sottosegretario per cercare di aumentare le quote, perché ultimamente è uscito il decreto dove diminuisce ancora le quote pescare. Se si pensa che l'anno scorso abbiamo pescato una media di 20.000 kg di gambero rosso, oggi me ne assegnano 6. E su 20.000 kg siamo stati sopravvissuti, abbiamo sopravvissuto perché abbiamo avuto il credito d'imposta sul gasolio. Oggi come facciamo a vivere con un terzo di prodotto e senza credito d'imposta? È stato presentato venerdì pomeriggio al Teatro Rivoli di Mazara la seconda edizione del libro L'Emporio dei Pensieri, diario del viaggio nell'anima Avo al tempo del Covid-19. In questo libro sono riportate le emozioni, gli stati d'animo, le esperienze, le paure dei volontari Avo dallo scoppiare della pandemia ad oggi. Questi pensieri sono stati racchiusi in 5 fasi diverse: la paura, la resilienza, la speranza, la ripartenza e la memoria. Alla presentazione del libro erano presenti tra gli altri il sindaco Salvatore Quinci, le consigliere comunali Grillo e Coronel, volontari Avo di Mazara ed ancora il presidente CESPOP di Trapani Ernesto Certa, il presidente regionale Avo Sicilia Andrea Monteleone. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Scade il 10 luglio il termine ultimo per la presentazione delle richieste di risarcimento dei danni provocati dall'alluvione del 10 e 11 novembre del 2021, verificatasi anche a Mazara. Lo ha reso noto il comando della Polizia Municipale. I proprietari di fabbricati o beni mobili danneggiati dall'alluvione del 2021 dovranno presentare richieste di risarcimento entro le ore 14 del prossimo 10 luglio. E da oggi e fino al 31 agosto verranno sospesi i rientri pomeridiani del lunedì e del mercoledì degli uffici comunali di Mazara. Fanno eccezione i servizi pubblici essenziali, le attività del comando di pulizia municipale, siti museali che resteranno aperti anche il pomeriggio. È stata inaugurata sabato sera sul lungomare di Mazara la Fiera del Ponente. Sentiamo. Assessore Pomarito, dopo il Covid ritorna a Mazara la Fiera del Ponente. Assolutamente sì, finalmente dopo quasi 3 anni, perché ormai sono passati quasi 3 anni, oggi ci ritroviamo la fiera con grande sacrificio, comunque è un grande senso di responsabilità da parte di tutti gli organizzatori, perché non è stato semplice essere stati interrotti per 3 anni da quella terribile pandemia. Oggi ripartire non è stato per nulla facile, però ecco, siamo qui per inaugurare la Fiera del Ponente, la 20ª edizione. Io intanto in primis ringrazio tutti gli organizzatori, ringrazio tutti gli artigiani, tutti i commercianti, tutti quelli che oggi partecipano a questo grande evento, perché riuscire ad organizzare un evento del genere significa sviluppo per la nostra attività, significa sviluppo per il nostro territorio e di conseguenza, perché no? Quindi oggi investire nella nostra terra e nella nostra amata Mazara del Vallo, non possiamo fare altro che elogiare tutti questi commercianti e tutte queste piccole attività.
Dottore Mazzara, da questa sera i cittadini mazzaresi e non solo potranno visitare la fiera del Ponente. Sì, siamo contenti alla 20ª edizione della Fiera del Ponente, è una mostra dell'artigianato e del commercio, quindi una fiera che si tiene da 20 anni. Ringraziamo l'amministrazione comunale che ogni anno ci dà supporto per fare questa fiera. Quest'anno tra l'altro ci saranno più espositori, quindi la fiera dopo 20 anni riesce a tenere, anzi ad accrescere i loro espositori, quindi un modo per far passare in mazzaresi e non solo a tutti i trapanesi delle serate all'insegna dello shopping e della spensieratezza. Fino a quando sarà aperta la fiera? La fiera inizierà oggi 1 luglio dalle 18 in poi, sarà aperta ogni giorno dalle 18 a mezzanotte fino al 9 luglio, quindi fino alla prossima domenica. L'ingresso sarà gratuito, quindi diciamo, invitiamo tutta la cittadinanza a venire a passeggiare qua ogni sera, fare dello shopping e degustazione, abbiamo dei prodotti tipici del nostro territorio, quindi un modo per rilassarsi e passare delle serate in un lungomare meraviglioso a fianco al mare, quindi delle serate appunto all'insegna della spensieratezza, dello shopping, per viverla insomma con grande serenità. Ed ora una nota di sport calcio. Il giocatore Valerio Genesio arriva al Football Club Marsale, il sodalizio lilibetano, appena dopo aver confermato l'arrivo di mister Brucculeri, ha firmato l'accordo per l'acquisizione delle prestazioni sportive del giocatore Genesio. Ed è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci. We'll be right back.